7 iniziate questa istante, Roma 1-2, Sheriff 0, Budapest. Sono entrati Pesic per Cattone, per Montane, per i figli del Ferencvaros, per Montane che è stata davvero una spina nel fianco nella gara d'andata per la Fiorentina, parziale di 1-0-1-1 tra Ferencvaros e Fiorentina. In questi minuti finali ne mancano 10 al 90esimo, con però ovviamente risultato ancora in bilico per quanto visto soprattutto durante questa ripresa in cui il Ferencvaros è andato vicino addirittura al 2-0, si è salvata la Fiorentina grazie a Christensen e grazie anche a un palo, ma poi è riuscita a colpire con Ranieri poco fa, con Zola ha avuto la chance per trovare il vantaggio con il Franco Angolano, che non è riuscito nemmeno però a inquadrare lo specchio della porta, una stagione che sembra davvero negativa per Zola, almeno fino a questo momento, con la nuova maglia della Fiorentina, nonostante sia un giocatore che Vincenzo Italiano conosce bene per l'averlo avuto sia a Trapani sia allo Spezia. 81-20 sul cronometro, Ferencvaros 1, Fiorentina 1, torniamo a Roma. Minuto 38, Roma avanti 2-0, i gol di Lukaku e Belotti nel primo tempo, un primo tempo di speranza e di voglia per la Roma, che comunque non ha dilagato nella ripresa per anche una interpretazione diversa che è arrivata successivamente alla possibilità di primo posto che è stata compromessa. Attenzione, Lukaku è stato pescato da una scivolata in area di rigore, non è riuscito a prendere il tempo giusto per imbolarsi, c'è stata successivamente la chiusura di Tovar che ha bloccato tutto, momento ancora una volta in simultanea dei cambi, sta per fare il suo ingresso nello Sheriff Berke Vardar, per invece la Roma sarà la volta di un altro giovanissimo, Mattia Mannini. Ci fermiamo, minuto 39 che iniziamo da poco, Roma 2, Sheriff 0, Budapest. 38esimo, Ferencvaros 1, Fiorentina 1, manovra la squadra di Vincenzo Italiano con Milenkovic, la lancia a cercare sulla sinistra Kwame, la sponda per Ikoné, troppo lunga, non ci arriva il francese, lotta però con Makrensky, se il pallone per Zola all'interno dell'area di rigore, l'intervento di Sissé in copertura, ma commettere però Zola, il difensore centrale del Ferencvaros che rimane poi a terra, si lamenta l'attaccante della Fiorentina con il direttore di gara per questa decisione, rimane a terra, si è toccato duro da Zola che è andato a cercare veramente il pallone, non si era accorto dell'intervento di Sissé con Zola che sta lottando ovviamente per creare spazio e sta facendo da questo punto di vista meglio di Beltrán, poi è mancata la conclusione, l'abbiamo raccontato in precedenza di come Zola con un pallone da colpire al volo si è riuscito a colpirlo sì, ma in maniera davvero approssimativa, non creando nessun tipo di pericolo a Dibush, si rialza, sì, è stato colpito la coscia da Zola che aveva fatto partire il calcio, ma il pallone è stato allontanato dallo stesso difensore centrale della formazione allenata da Dejan Stankovic, che può comunque essere soddisfatto dell'eventuale risultato con la dovesse permanere fino alla fine questo 1-1, perché sancirebbe il passaggio al turno successivo agli spareggi della formazione magiara, ed era forse questo anche l'obiettivo a inizio torneo. Quindi la Roma arriva seconda, andrà ai playoff, e in Conference League la Fiorentina, non ho capito, sì, col pareggio sarebbe prima, credo. Stiamo passando davanti al cimitero Piero Bolena. Stasera la consulta può essere interessante. Sono passato da via Berneri, come avete visto, quando vedrete. Ho dimenticato di caricare il telefono. Vediamo. Valutiamo. Voi come state, ragazzi? L'ottica Domenico. Quello che succede a Praga, però il quadratato lo sbaglia sul Servette, allora vi diceva i cambi, poi Zaleski, dentro Mattia Mannini, dentro anche Vardar, come detto, fuori il 10 Burkinabè. Burkinabè, grandissimo Burkinabè. Burkinabè. Devo fare attenzione. 2-9.